E oggi la scuola dell'Istituto Comprensivo 2 rappresenta tutta la città, bambini che hanno collaborato anche loro a fare dei disegni e che soprattutto hanno partecipato al concorso comunale che abbiamo lanciato durante il lockdown per ricordare le regole di comportamento per la pandemia. 507 lavori, 16 premiati con tablet e PC. Hashtag andrà tutto bene è il titolo della mostra inaugurata nel loggiato superiore della Basilica Palladiana, che resterà aperta fino al prossimo 5 giugno, una iniziativa promossa dalla Regione del Veneto e realizzata dal Teatro Stabile. Sono riuniti 838 disegni, 54 quelli tridimensionali, 13 sculture, 76 pensieri e videomessaggi suddivisi in tre fasce d'età, prescolare, scolare e young. Esposte anche numerose immagini del personale sanitario impegnato nel contrasto al coronavirus. Uno spaccato storico di un momento difficile della comunità vicentina, una occasione per ritrovare e riflettere sui sentimenti, le paure e le aspirazioni dei cittadini più piccoli, costretti alle regole intransigenti del lockdown. Una iniziativa della regione in cui si inserisce anche il concorso promosso dal Comune di Vicenza. Ci sono anche i bookshop con tutti i disegni che i bambini vicentini e le poesie, disegni e poesie che i bambini vicentini hanno fatto, collezionato e hanno spedito in assessorato istruzione per un concorso che il Comune aveva ideato. Ci sono dei lavori straordinari, sono tutti invece nella parte iniziale della mostra, quindi mi guardo alla mia sinistra e ci sono tutte le raccolte, per cui invito tutti i bambini vicentini a venire qua a cercare i loro lavori e cercare il loro nome. Per me è stata una grande emozione vedere quelli dei miei figli.